Ciao a tutti. Ciao. Pussi, non ridere, perché ridi? Siamo senza speranza. Mamma mia, davvero, che coppia. Ma sei scemo? Io mi dissocio. Da questo non mi piace. Di come sta procedendo il tuo libro? Avanti. Il Bene, bene. tuo libro sembra che l'hai scritto, capito? Il tuo libro. Ho trovato 1 euro. Non l'hai trovato te, l'ha trovato Tutto Mattia. nero. Dove l'ha trovato? Un euro ossidato. Questo non te lo prendo manco. Ma chi è? Lo devo Manco mettere i dentro la barboni te lo prendo. Coca-Cola. Manco i Facciamo. barboni. Vediamo se riesco a mettere a fuoco come dicono quelli bravi. Ecco. Ci sono i giochi. Ecco qua. No, questo lo devo C'è il mettere dentro la dinosauro. Gormito Coca-Cola. questo. La Coca-Cola. Sì, facciamo esperimento. Dov'è Bob? Ah, vi facciamo conoscere il Bob, il nostro Sì, animale domestico. un Bob, dove nostro. sei? Bob. Dove l'hai messo? Lo installi È sul un nuovo tavolo. arrivo. È nuovo tele. È Bob, si chiama Bob. Adesso lo facciamo vedere. L'hai trovato? No, speriamo di no. Ora ve lo facciamo vedere, è il nostro animale domestico. Come va? Hai fatto? Stai cercando, è un attimino, eh. Non è che sta qua sotto il tavolo da qualche parte. Vabbè, lo facciamo vedere la prossima volta, dai. Dai, facciamo vedere la prossima volta. Allora, Niente. ragazzi, l'ho Bob è stato mangiato. mangiato? Sì, Bob l'ha mangiato perché oggi se lo metteva in bocca. Allora ci avrà dentro il lettino. Mamma. No? Vabbè, dai, dopo facciamo vedere la prossima volta. Sarà sotto il divano. L'ha mangiato. Ha Allora, mangiato la Bob. lettura procede avanti. Sto studiando, eh. Piano piano. Io invece devo comprare ancora il libro di Freddy. Freddie Sono Mercury. indecisa tra tre libri, che li comprerò tutti e tre, però devo capire. Quale prima? Perché? Sì, esatto. Sì. Perché il primo è come parlava Freddy, proprio le parole che lui usava spesso. Invece il secondo è la vita insieme a Jim Hutton, il suo compagno. Ah, capito. E il terzo è invece il libro che ha fatto Peter Fliston, quello che lavorava lì, amico, e lavorava lì a casa sua, insomma. E quindi sono indecisa quale di tre comprare. Non fare queste facce, ti prego, già abbiamo poche visualizzazioni, fa pure queste facce, niente, di tre Vabbè, rimaneva una. niente, stamattina corsetta, alla caffarella, un'oretta. Ma adesso sono un po' stanco, scusate questa faccia, ma Ce l'ha sempre sono le questa faccia. 11 di sera, dopo una giornata di lavoro. Sì, ma ce l'ha sempre questa faccia. Vabbè. Non è Bobby, però accontentiamoci. Ma che? Bobby, non mangiavo. Allora, intanto vi dico domani che dobbiamo fare. Domani è lunedì, perciò io non lavoro, giornata libera. Perciò giornata libera. Giornata di banca, posta, spesa. Pesa. Sistemare il terrazzo. Sistemare il terrazzo perché è uno scempio proprio. Fa schifo. Però lui queste cose le farà domani mattina da solo perché io ho la didattica con Mattia. Quindi lui domani andrà in banca e alla posta da solo. Farà la Alla fine spesa. ci devo andare. Sì. Se no, con mia suocera ci devo andare.
Sei contento? Ci metterò mezza giornata. Mamma mia. Senti, il terrazzo, forse lo rimandiamo a lunedì prossimo. Perché? Perché avevo pensato che quando finisce la didattica, Mattia, ci facciamo al volo dei panini e ce ne andiamo in Caffarella. Che ne pensi? Così stiamo all'incirca dalle 2 fino a magari le 5 e mezza, sai, in Caffarella. Va bene, voi che dite? Se può fare, dai. Fateci sapere se volete che andiamo in Caffarella o andiamo a piander secchio. A Villa Scipione. No, ho già deciso, ragazzi, non... State tranquilli, andiamo in Caffarella. Caffarella. Sì, sì, Caffarella. In Villa Scipione tanto decido io. Giorni. E niente, io invece dopo Pasqua... Poi domani devo pulire pure il bagno, devo lavare tutto il bagno. Io invece dopo Pasqua sto pensando di mettermi a dieta. Sì, sto pensando. Ma no, ma che dieta, lasciate. Sì, sì, vado in dieta. Sei bellissima così. Grazie, amore, però potrà migliorarmi. No, no, sì, vado in dieta sicuro dopo Pasqua, basta, vado dal dietologo. Ho deciso. È scattata la molla? Sì, sì, è scattata, è partita. È partita la molla? È partita la ciabatta. La ciabatta? Senti, io sei convinta? Sì, mi sto... Però, scusate, mi vedete distratta, sono in ansia per Bob, veramente. Ho un'ansia nei suoi riguardi che Federico l'abbia mangiato. Speriamo di no. Oh, ritroveremo dentro al pannolino. Eh sì. Oddio, dov'è Bob? Poi nei prossimi video Volevo farvi vedere come pulisco casa, insomma. Carino. Vi faccio vedere la mia aspirapolvere. L'ho comprata io, è bellissima, ai LED. Ai LED. È buio. Siamo andati da Media World e lì c'era la Dyson, la scopa elettrica, quella... Da 500 euro. Da 500, eccetera. Questa che costa 89 euro. Meno della metà della metà della metà, c'hai LED. C'hai LED. Cioè la puoi usare pure al buio, no? Sì, però... e al buio è fighissimo perché al buio vedi tutto. Tutti i capelli, i peli, i briciole. Tipo il demonio, capito, al buio. Sì, e quello, cioè, quella luce che cattura tutto. Tipo bella. I Ghostbuster, capito, che fanno al buio e catturano fantasmi. Ecco, sì. Quella è uguale. Fighissima. Grande acquisto, grande sì. Acquisto. Che all'inizio era stato criticato questo acquisto, cioè sì, perché io volevo la Dyson, invece invece la moglie ha fatto un acquisto saggio. Anche perché la Dyson, allora, questo di figo c'ha che spingi il pulsante una volta sì, anche questo. E rimane attivo, rimane acceso, e poi oltretutto puoi anche usare un altro pulsante per potenziarla di più. Invece la Dyson la tiene premuta, sempre, sì. Sempre, pieno di più il gran piedita, e mi sa che pesa anche un po' di più di questa, quindi, cioè, voglio dire... Cavolo. Forse è più massiccia la Dyson, può essere, sì. Cavolo, ti fai un braccio da tennista, eh? Veramente devi alternare, invece no, questa... Di chi è poi questa? Questa mia. Che marca è? La mia, la... Joytech. La Joytech? Ecco. Sì. Ecco la Joytech. Fighissima, ragazzi, il miglior acquisto proprio del 2000. Speriamo quanto funziona. 2021, quanto dura? Sì. Ah, il miglior acquisto del 2021, ragazzi. Ecco qua. Abbiamo fatto vedere pure la scopa elettrica. Poi quando riapriranno le gioiellerie vi porto come... Fagli vedere i braccialetti che c'hai, quelli che si saldano, sì. Che non li puoi più togliere. Sono andata in fissa queste cose, ragazzi, niente, è partita la brocca. Ce ne avevo 5, uno mi si è allentato, non si è strappato, perché a me mi succedono tutte le cose più strane, non si è strappato ma si è allentato, vedete, questi sono 4. E c'era anche il quinto che devo riandare appunto in gioielleria a farmelo ristringere. E mi ci sono fatta anche gli anellini e stavo pensando di farmi anche quest'altra dita. Tutte le dita facciamo, sì, tutte le... pure le dita. Io me le voglio fare. No. Non sono da uomo. Ma sì,
lo puoi fare, però per come sei fatto te, se durano da Natale a Santo Stefano, anche meno. Okay. Dal pranzo di Natale alla cena di Natale. E niente, quindi aspettiamo che riapre un po' il tutto. Si aspetta dopo Pasqua. Dopo la fine della zona rossa, no? Sì. Anche se zona rossa non sembra, sono tutti in giro. E fanno bene. Anche io. No, non è che fanno bene, però aspetta. Allora, voglio dire, noi la mattina non usciamo. Vabbè, perché appunto abbiamo didattica. Però il pomeriggio almeno un paio d'ore al parco, questi ragazzini li portiamo. Quindi non è che dici. Quindi non è che dici che andiamo in giro a creare casini. No, anzi, cioè, portiamo di ripeto al parco i ragazzini un attimo per farli sfogare. Perché tutto il giorno dentro casa, ripeto, uno di 8, l'altro di 2, tanto lui che gliene frega lavora, è pesante, quindi... Io non lavoro e mi riposo. Ecco, io invece non lavoro, sto a casa, e tu ti dico, bello, stai a casa, sì, vieni, ti faccio vedere la giornata di casa con due marmocchi. Va bene, basta, dai. Abbiamo detto quello che dovevamo dire, giusto? Sì, non c'è Bob, però. E Bob lo facciamo vedere nel prossimo video, se lo troviamo. Ok? Allora, mettete un like. Senti, per me sta cosa porta sfiga, perché... Non mettete like, non mettete non niente. Non fate niente. Andate bene così. Va bene così. Perché tutte volte che lo dico qua, sta peggiorando. Sempre di meno. E quando si inizia è così. Vabbè. Un giorno saremo famosi. Un giorno. No. Un giorno, che può dirlo. Va bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti, ciao.